Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Roy Aldano è stato un celebre attore statunitense, nato a New York nel 1922. Ha recitato in oltre 70 film e in più di 110 produzioni televisive. È noto per ruoli televisivi come Abraham Lincoln in Omnibus e Hector Webb in La casa nella prateria. La sua ultima apparizione televisiva è stata in I segreti di Twin Peaks nel 1990. Morì per un attacco di cuore nel 1994 a Los Angeles. Sheldon Allman, nato nel 1924, è stato un attore, cantante e cantautore americano-canadese. Nato a Chicago, si trasferì a Los Angeles nel 1949 per frequentare il Los Angeles Conservatory of Music. Apparve in 12 film, tra cui Nevada Smith e A Sangue Freddo. In televisione apparve in La casa nella prateria nel ruolo di Jason Anders. Allman morì per insufficienza cardiaca a Culver City, California, all'età di 77 anni. Edward Quillan, nato nel 1907 a Filadelfia, fu un attore e cantante, iniziò nel cinema muto, per poi estendersi fino all'epoca della televisione. La sua carriera decollò recitando in film di successo come The Andy Griffith Show e Perry Mason. Anche negli anni 70 e 80, continuò a lavorare in televisione, recitando in serie come La casa nella prateria in cui interpreta Buffalo Bill. La sua carriera continuò fino alla sua morte nel 1990 a causa di un cancro. Richard Hanley Jekyll è stato un attore statunitense nato a Long Beach il 10 ottobre 1926. Apparve in vari film bellici e western, spesso interpretando ruoli da duro. Apparve nella serie della casa nella prateria nel ruolo di Irv Hartwig. La sua carriera continuò fino agli anni 80, con apparizioni in film d'azione e serie televisive come Baywatch. Morì nel 1997 dopo una battaglia contro il melanoma. Billy Barty, nato nel 1924 a Millsboro, è stato un attore statunitense di origini italiane noto per il suo nanismo. Ha iniziato la sua carriera come attore bambino a soli 3 anni, distinguendosi per la sua capacità di interpretare personaggi più giovani di lui con un effetto comico sorprendente. Nella serie La casa nella prateria ha interpretato in piccolo Lou. Ha continuato la sua carriera fino alla sua morte nel 2000, a 76 anni, per insufficienza cardiaca. Moses Gunn, nato il 2 ottobre 1929, è stato un attore americano di teatro e cinema. È noto per i suoi ruoli in film come Shaft 1971 e nella serie TV La casa nella prateria, in cui ha interpretato Joe Keegan dal 1977 al 1981. Nato a St. Louis, laureato, ha servito nell'esercito degli Stati Uniti, prima di intraprendere la carriera di attore. È morto il 16 dicembre 1993 a causa di complicazioni dell'asma. Carl Pitti, nato nel 1916, l'attore è meglio ricordato per il suo ruolo di Bat Smithers in Billy the Kid 1941. È apparso in oltre 50 film, spesso interpretando ruoli di cowboy, amici fedeli, uomini comuni e vari altri. È stato anche un volto familiare in numerose serie TV come La casa nella prateria in cui interpreta Carl. Dopo il suo ritiro nel 1984 si è dedicato all'agricoltura. È morto per vecchiaia nel 2003. Ruth Foster, nata nel 1920, è stata un'attrice statunitense, nota per il ruolo di Melinda Foster nella serie TV La casa nella prateria. Iniziò come ballerina nel vaudeville prima di diventare attrice televisiva, apparendo in serie come Ben Casey e Bonanza. Divenne famosa per il ruolo di Melinda Foster nella serie La casa nella prateria, interpretandolo per 61 episodi. Morì nel 2012 per cause naturali. Steve Tracy, nato nel 1952, è stato un attore statunitense noto per il ruolo di Percival Dalton nella serie TV La casa nella prateria. Dopo gli studi teatrali, Tracy è diventato famoso per il suo ruolo nella serie, mantenendo un'amicizia con la costar Alison Arngrim. Ha recitato anche in altri film e serie TV come Quincy, i Jefferson. Tracy è deceduto nel 1986 a causa di complicazioni legate all'AIDS.
Merlin Olsen, nato nel 1940, è diventato una figura familiare per milioni di spettatori interpretando il ruolo del gentile e leale contadino Jonathan Garvey nella celebre serie televisiva La casa nella prateria. Dopo aver lasciato un'impronta indelebile in quella produzione, ha continuato a cimentarsi nel mondo della recitazione, assumendo il ruolo di protagonista nella serie I ragazzi di Padre Murphy. Carl Swanson, nato nel 1908, è stato un attore statunitense di origini svedesi, noto soprattutto per il suo ruolo di Lars Hansson nella serie televisiva La casa nella prateria. Fece il suo esordio radiofonico prima di iniziare la carriera cinematografica negli anni 40. Nel corso degli anni 50 e 60, interpretò diversi ruoli secondari sul grande schermo. Morì nel 1978 all'età di 70 anni a causa di un arresto cardiaco, ponendo fine al suo coinvolgimento nella serie. Ersha Paradi, nata nel 1945, è stata un'attrice statunitense. Ha iniziato a recitare a livello locale a Cleveland all'età di 14 anni. È diventata nota per il ruolo di Alice Garvey nella serie TV La casa nella prateria dal 1977 al 1980. Dopo La casa nella prateria, ha continuato a recitare in altri film e serie TV, come La Fenice nel 1981 e Kenan e Kel nel 1997. È morta il 23 agosto 2023 a causa di un meningioma. Dubs Greer, nato nel 1917, è stato un attore statunitense noto per i suoi numerosi ruoli nei film e nelle serie TV. Ha debuttato al cinema nel 1939 e ha guadagnato fama per i suoi ruoli come il reverendo Robert Alden in La casa nella prateria e Paul Edgecombe in Il miglio verde. Greer è morto a Pasadena, in California, nel 2007, all'età di 90 anni, a causa di insufficienza renale. Kevin Hagen è stato un attore statunitense nato a Chicago nel 1928. Dopo il militare in marina, a 27 anni decise di intraprendere la carriera di attore, ottenendo successo soprattutto grazie a numerose serie TV di successo come Gli Intoccabili, Ai confini della realtà e La casa nella prateria, dove interpretò il dottor Baker per 9 anni. Si sposò 4 volte e morì nel 2005 a causa di un cancro. Victor French, nato nel 1934, è stato un attore statunitense noto per le sue interpretazioni in serie televisive di successo come La casa nella prateria e Autostop per il cielo, dove lavorava spesso con Michael Landon. Iniziò la sua carriera come stuntman e presto ottenne ruoli secondari in film come I Magnifici 7. È famoso per il ruolo del burbero Isaiah Edwards in La casa nella prateria. Morì nel 1989 a causa di un cancro ai polmoni all'età di 54 anni. Richard Bull, nato nel 1924, è principalmente conosciuto per il ruolo di Nels Oleson, il gentile proprietario del mercantile marito di Harriet nella celebre serie televisiva La casa nella prateria. Ha iniziato la sua carriera teatrale al rinomato Goodman Theatre di Chicago. Bull ha accumulato quasi 100 apparizioni tra film e serie TV nel corso della sua carriera. È scomparso a causa di polmonite il 3 febbraio 2014, all'età di 89 anni. Katherine McGregor, nata nel 1925, è stata un'attrice statunitense famosa per il ruolo di Harriet Oleson nella serie TV La casa nella prateria, interpretato dal 1975 al 1983. Fu sposata 2 volte, si convertì all'induismo e non partecipò ai film conclusivi della casa nella prateria per un pellegrinaggio in India. Morì nel novembre 2018 all'età di 93 anni. Michael Landon è stato un poliedrico attore, regista, produttore televisivo e sceneggiatore statunitense, nato nel 1936 a New York e noto soprattutto per i suoi ruoli nella serie western Bonanza e La casa nella prateria, in cui interpretava Charles Ingalls. Divenne noto per le sue apparizioni in film e serie TV degli anni 50 e 60, ma è la parte da protagonista e produttore di La casa nella prateria che lo rese una star internazionale. Fu sposato 3 volte e ebbe 9 figli. Landon morì nel 1991 a causa di un cancro al pancreas.